Buonasera, benvenuti al secondo modulo del progetto nazionale soci APVE in rete 2018. Oggi parleremo di Microsoft Excel e di come fare budget e bilanci. Io sono Gianmarco Rossi e con me ci sono in sala Luca Cadei e Michele Caldarulo. La lezione è strutturata in tre macro aree. Prima su Microsoft Excel, poi budget e bilanci e infine una esercitazione. Innanzitutto qualche piccola regola. Se qualcosa non è chiaro per chi è qui in sede a Milano, vi prego di chiedere qualsiasi cosa a Luca e Michele. Poi molto importante che possono esistere più modi per fare la stessa cosa. Noi vi presenteremo quello più semplice o che conosciamo. Se sapete farlo in altro modo, meglio, impareremo tutti qualcosa di nuovo. Scopo di questo modulo è innanzitutto un approccio a Microsoft Excel, che è il foglio di calcolo del pacchetto Office, in dotazione standard a quasi tutti i computer. Poi, quindi partiremo con le funzioni base di apri il foglio, salva, cambia nome, eccetera. Poi andremo a guardare un foglio di budget e bilancio, in particolare il foglio è quello della APVE. Ci eserciteremo quindi con un foglio ad hoc. No. Allora, innanzitutto, come apriamo Microsoft Excel? Sul menu Start in basso a sinistra, questo che evidenzio, se cliccate potrebbe comparire Microsoft Excel o Excel 2013 o 2010. Cliccando lì si aprirà Microsoft Excel. In alternativa, sulla barra di ricerca potete scrivere voi Excel. In questo modo lui andrà a trovare Excel dentro al computer. Terzo modo, se avete un'icona verde con la X sopra,
nella barra in basso. Ok, adesso Microsoft Excel è aperto. Come andiamo a fare un file nuovo? Anche qui abbiamo più modi. Innanzitutto cliccando su cartella, su nuova cartella di lavoro vuota, che è questa cerchiata in rosso. Oppure se in questo caso si aprirà un file vuoto. Se invece volete andare ad aprire un file creato in precedenza, fate clic sulla scheda File e quindi apri questo cerchiato in rosso. Si apre una finestra di dialogo apri e quindi qui potete andare in computer. Dentro computer andate a scegliere la vostra cartella e quindi si aprirà il foglio di Microsoft Excel. Questo è ciò che dovreste vedere sulla prima pagina. Il corpo della pagina sarà l'ambiente di lavoro, ovvero il foglio di calcolo che potrà essere progressivamente riempito con dati, equazioni, grafici, eccetera. Avete differenti schede. Home, che è quella base, inserisci per grafici, foto ed altro, e così via. Molto importante è la barra multifunzione, accanto alla F, dove si possono scrivere tutte le cose nostre formule. Dopo che abbiamo scritto qualcosa sul nostro file lo andiamo a salvare. Per far questo facciamo fare clic sulla scheda File e si aprirà questa schermata. Dopo facciamo clic su Salva se è un file nuovo, se è un file già esistente, oppure salva con nome se andiamo a creare un file nuovo. Si aprirà una finestra di dialogo in cui scrivere il nome del file. Ora, supponiamo di aprire un file budget e bilanci della API VIE. Il budget è un preventivo di spese in cui si scrivono tutte le spese future che si hanno in programma, mentre il bilancio o rendiconto serve invece a tener conto delle spese effettuate e confrontarle con quanto pianificato a budget. Si parla quindi sostanzialmente di somme e sottrazioni. Allora, in questa slide c'è il file appunto precompilato. Tuttavia, se vo volete scrivere qualcosa vostro, il processo è esattamente lo stesso. Per esempio,
Per esempio, io voglio andare a scrivere su una cella, seleziono la cella B2, dove ho scritto quote soci, numero soci vacanti per 25, da incassare nell'anno 2017. Volendo, qui posso scrivere qualsiasi altra cosa, tanto per scrivere scrivo APVE e SPE. Italia, premo invio e ciò andrà a comparire sul file Excel. In alto a sinistra c'è questa freccia all'indietro che serve per annullare la cosa. Premiamo e torna la scritta che c'era prima. Adesso, scusate, un problema col computer. Ok, adesso andiamo a scrivere quanto abbiamo rendicontato lo scorso anno per le quote soci. Ci immaginiamo, tanto per fare un esempio, che i soci paganti lo scorso anno siano stati solo 10 per questa sezione e ogni socio ha pagato 25 euro. Quindi ciò che dobbiamo fare è scrivere 10 per 25. Quindi andiamo a scrivere in rendiconto anno, scriviamo uguale 10 per 25, premiamo invio. Excel da solo calcola 250. Come possiamo far comparire il simbolo di euro? Questa ovviamente no, non è una cosa fondamentale, ma può essere utile. Per far questo andiamo sulla cella sotto a standard o numero o personalizzato. Adesso lo andremo a fare insieme. Clicchiamo sulle monete e selezioniamo euro. Quindi andiamo sulla schermata home, qua dove c'è il simbolo sotto a contabilità con gli euro, ci clicchiamo sopra e andiamo a scegliere euro. Ok. Andiamo avanti. Ora possiamo fare questo per tutte queste voci in tabella o per altre voci. Notare che questa è la sezione delle entrate, cioè sono tutte quelle spese in ingresso. Possiamo fare la stessa cosa ora per ciò che ci aspettiamo per il prossimo anno. In questo caso ho ipotizzato che avremo 12 soci sempre per 25 euro a testa. Quindi per scrivere questa cosa andiamo sulla cella B2 e scriviamo 12 per 25. Mi raccomando, sempre il segno di
di uguale prima della formula. Premiamo invio e andiamo a completare il resto della tabella. Andiamo a scrivere ancora insieme qualche formula. Ad esempio, qua abbiamo messo quote social dell'anno precedente. Ora possiamo fare lo stesso per il budget. Quindi abbiamo detto 12 per 250. Premiamo invio. No, scusate, 12 per 25. Per le altre entrate possiamo ipotizzare per lo scorso anno altri 300 euro, mentre per il prossimo solo 210. In questo caso è molto semplice. Basta scrivere il numero sulla cella corrispondente. Compilata questa tabella, comparirà in questo modo. Si nota che sotto sulla cella del totale è stata fatta la somma. Questa somma è fatta in automatico da Excel. Per farlo è molto semplice. Per farlo è molto semplice, basta premere uguale somma e poi andiamo a mettere quali celle ci interessano. Ok, zoom per quindi comodità. sì, Sì. ho tutto. Ok, perfetto. Ok. Quindi qua se vogliamo questa somma, io su questo foglio ho solo questi primi due, ma possiamo andare a scrivere le altre, quindi 600, 1000 e qui analogamente 800 e 850. Andiamo a vedere la somma adesso. Per fare la somma si scrive sulla barra, cancello questo già scritto, scriva semplicemente somma, aperta parentesi tonda, poi selezioniamo tutte queste celle, chiusa parentesi tonda e questa somma è fatta. In alternativa, cancello questo qua e possiamo scrivere sempre uguale, cella 1, faccio clic sopra, più seconda cella che voglio sommare, ancora più terza cella, più quarta cella. Una volta che sono selezionate tutte, premo invio. In questo modo abbiamo un confronto tra il primo anno e il secondo anno. Abbiamo che per il prossimo anno prevediamo di incassare più di quanto abbiamo speso lo scorso anno. E questo caso è estremamente semplice. Ad esempio, però, voler mettere un'altra voce di ingresso. Per far questo, in maniera molto semplice, andiamo a premere sul 6. Si evidenzierà tutta questa riga. Con il mouse facciamo clic sul tasto destro. Si apre questo menu a tendina e scegliamo Inserisci. Si inserisce una nuova riga. Scriviamo quello
vogliamo, ad esempio, sponsorizzazioni, che è una nuova voce di spesa. Lo scorso anno non abbiamo avuto nulla, mentre prevediamo che per quest'anno prevediamo altri 500 euro. Quindi vado sulla cella D6, clicco e scrivo 500, faccio invio. Però come potete vedere, in questo caso la somma non si è aggiornata. Questo perché se clicchiamo sulla cella D8 e clicchiamo ancora sulla barra, abbiamo che le celle selezionate sono solo D2, 3, 4 e 5. Per aggiungere questa nuova voce basta fare più e clicchiamo ancora sulla cella D6, che è questa nuova voce di spesa. Premiamo e facciamo invio. Vediamo in questo caso che la somma si è aggiornata. Voglio, adesso che ho messo tutte le entrate, prima di passare alle uscite, cioè alle spese, faccio salva. Per far salva possiamo fare come visto prima, quindi andiamo sulla scheda File, clicchiamo sulla scheda File, si apre questa immagine e facciamo salva. Adesso il file è salvato. O ancora File, se vogliamo creare un nuovo file con un nuovo nome, facciamo salva con nome, si apre dove vogliamo andare a salvare. E scriviamo il nuovo nome, ad esempio io lo posso chiamare modulo budget sezione generica APVE SPE. Facciamo salva e il file è salvato. Il terzo modo per fare salva, forse il più semplice, è andare su questa icona salva con il floppy disk in alto a sinistra. Facciamo clic su salva e il file ha salvato. Se non avete questa icona in alto a sinistra, per metterla basta premere su questa freccina in basso in alto, che si trova sempre in alto a sinistra, e spuntare la scritta salva. Fatto? Adesso andiamo alla sezione delle entrate. Qua il discorso è esattamente lo stesso. Abbiamo la colonna C che dice il rendiconto dell'anno precedente e la colonna D con il budget dell'anno successivo. Scriviamo le nostre quattro spese, 4, 15, 10, quante vo volete, sia per l'anno precedente sia per il successivo, e vedremo che il totale si aggiorna in automatico su questo foglio, oppure come fatto per le entrate andiamo noi a scrivere la formula somma e andiamo a farlo insieme. Quindi andiamo sulla sezione adesso delle uscite, sezione uscite che ho scritto col mouse. Una cosa si può fare, le entrate vogliamo in bianco, mentre le uscite in rosso, almeno questa sezione uscite in rosso, quindi possiamo andare sulla scheda Home, questa icona col pennello, scegliamo il colore del tema rosso e facciamo ok. Così abbiamo la sezione uscite in rosso
E annullamento possiamo farlo per le entrate in verde. Quindi andiamo sempre sulla schermata home, clicchiamo sul pennello, sulla freccina in basso, si apre il pannello con i colori e scegliamo il colore verde. In questo modo abbiamo la sezione entrate scritta in verde e la sezione uscita in rosso. Facciamo salva. Anche qui ipotizzo delle spese. Ipotizziamo delle spese giusto per mettere qualche numero. Quindi possiamo mettere per acquisto il materiale lo scorso anno 300, invio già compare il segno di euro. In questo caso, altrimenti, come prima, selezioniamo, andiamo sulla schermata home, sulla sottotabella numeri. Premiamo sulla freccina in basso accanto alle monete e clicchiamo sull'euro. Qui ho messo 300 per il materiale, 500 euro posso mettere per le assemblee e rimborsi ai collaboratori 100, per l'affitto 1500. Giusto per spese indicative. Questo è sempre il rendiconto dell'anno precedente. Adesso dobbiamo mettere il budget dell'anno successivo. Mettiamo, sempre per utilizzare con numeri, 250 per il materiale meno dello scorso anno, 300 per le assemblee, sempre 100 per le collaborazioni esterne e 1200 per l'affitto. In questo caso abbiamo le due somme. In questa cella scritto avanzo o disavanzo di cassa, Excel fa la sottrazione tra i soldi che sono entrati e i soldi che sono usciti, quindi tra il totale delle entrate e il totale delle uscite. Fate molta attenzione perché Excel in modalità contabilità, cioè con l'euro, mette il meno molto piccolo qui a sinistra. Fate molta attenzione perché potrebbe sfuggire. Infatti, se andiamo a fare questa differenza anche a mano, vediamo che le entrate sono state 2150 meno i 2400 euro delle uscite, viene una spesa netta, quindi col segno meno di 250 euro. Visto che in questa mia ipotesi lo scorso anno abbiamo speso più di quanto abbiamo entrato, ho fatto in modo che per il prossimo anno in realtà questo sia positivo. Quindi la differenza tra le entrate e le uscite è di più 810 euro. Prima abbiamo visto come fare la somma, adesso andiamo a vedere come fare questa sottrazione. Quindi cancello questa voce, clicco, adesso quindi Excel non calcola questa differenza. Io clicco ora sulla cella in cui voglio sia fatto il conto, premo uguale. Seleziono la cella col totale delle entrate, premo meno e seleziono la cella con il totale delle uscite. Vedete? Uguale C8 meno C21. Premo invio e così Excel ha calcolato questa differenza. Ora, per le uscite possiamo fare un'altra cosa. Cancello ancora. Possiamo fare la somma e la differenza delle singole voci. Quindi
Quindi io premo uguale, seleziono la prima entrata, più seleziono la seconda, più seleziono la terza entrata. Per selezionare basta fare clic, più seleziono ancora la quinta entrata, più qua abbiamo avuto anche questa quinta entrata. Adesso seleziono tutto ciò che è positivo. Per togliere le cose nostre uscite, andiamo a premere meno e mettiamo la spesa 1, meno la spesa 2, meno la spesa 3, meno la spesa 4 e così via. Ok? Quindi questo è un foglio molto semplice per il calcolo, in una semplice schermata riesce a fare le somme, le sottrazioni per avere sia la differenza tra l'anno precedente e l'anno successivo, sia tra entrate e uscite. E un'altra cosa che potrebbe essere interessante è scrivere una nuova colonna. Andiamo ad esempio sulla colonna E. Questa colonna noi vogliamo andare a scrivere il delta, cioè la differenza tra il budget e il rendi di conto. Quindi clicchiamo sulla cella E1, prendiamo uguale e andiamo a scrivere differenza, scriviamo differenza. Rendiconto, scusate, differenza budget e rendiconto, premiamo invio ed è comparsa questa nuova colonna. Per fare le sottrazioni, che vogliamo quindi la differenza tra il budget e il rendiconto, premiamo ancora uguale, selezioniamo la cella del budget, meno la cella del rendiconto. Invio e lui calcola la cosa differenza. Molto semplice, possiamo fare questo per tutte, quindi ancora uguale, selezioniamo la cella del budget, meno selezioniamo la cella del rendiconto e così via. Possiamo farlo per tutte, quindi D4 meno 6. Meno 5 rendiconto. Anche qui noi possiamo fare, selezioniamo ancora la cella del budget l'anno successivo, meno la cella vuota accanto. Excel sa che questo vale 0, infatti lui mette 500. Qui possiamo fare un'altra volta la somma, scriviamo somma, andiamo a selezionare tutte, chiusa parentesi, si invio. In questo caso prevediamo che il prossimo anno prevediamo di incassare di più rispetto allo scorso anno. Si può ripetere la stessa cosa per le entrate, somma ancora. Selezioniamo uno, scusate, no, non dobbiamo fare somma in questo caso, uguale cella budget meno cella rendiconto. Scrivere questa cosa per tutte queste celle potrebbe essere lungo e noioso. In maniera più semplice, noi dopo che l'abbiamo scritto su una cella, la cosa selezioniamo, premiamo in quest'angolo in basso a destra, dove c'è il punto più in grassetto. Il mouse, vedete quando passa sopra che cambia forma. Infatti passa da una croce vuota a una croce piena. Quando abbiamo questa croce piena, facciamo clic con il mouse sinistro e trasciniamo in giù. Vediamo che Excel fa queste somme. Fa in automatico la cosa formula della cella sopra.
Quindi, quindi ancora una volta fate attenzione al segno meno quando i valori sono negativi. Questo potrebbe essere un po' difficile da osservare all'inizio. E adesso possiamo fare qualche altra prova insieme. E per chi è qui a Milano, prego di chiedere qualsiasi dubbio ai colleghi presenti in sala. Come esercitazione possiamo aprire un nuovo file Excel. Quindi, scusate, attualmente questa cosa è il desktop, però è momentanea. Andiamo in basso a sinistra sul menu Start, dovreste averlo anche voi, premiamo OK. Cerchiamo Excel sul menu. Excel non c'è, quindi lo scriviamo nella barra cerca. Scriviamo Excel, ci compare. Premiamo su Microsoft Excel e vedremo che si aprirà Excel. Io lo metto per comodità a schermo pieno. A me si è aperto già un documento vuoto. Se invece volete aprire un documento preesistente, basta andare su File, apri. Si apre questa cartella dove voi potete andare a scegliere dove sta il vostro file. Per il momento andiamo su un file nuovo. Quindi cerchiamo di fare la stessa struttura. E andiamo sulla cella A1 e scriviamo nome, attività. E siccome te ingrandisco così si vede meglio, andiamo su no, nome, attività. Scritto male, scusate, attività. Ora, per allargare lo spazio della colonna A e adattarla a nome, possiamo o fare doppio clic con il mouse sinistro all'intersezione tra la colonna A e la colonna B, in questo modo lui da solo si allarga, oppure possiamo andare sempre con il mouse tra la colonna A e la colonna B, fare clic e continuando a fare clic, quindi senza lasciare il mouse, trasciniamo il mouse verso destra. Vedete che si sta allargando. Giusto per fare un esempio, mettiamolo così. Nome attività. E anche qui adesso andiamo a fare scriviamo rendiconto 2017. Per scrivere basta premere sopra a una qualsiasi cella, in questo caso la cella B1, e poi premere sui tasti. In questo caso ho scritto rendiconto 2017. Qui anche abbiamo che la cosa lunghezza del testo è maggiore della colonna, quindi andiamo ancora tra la colonna B e la colonna C, facciamo il doppio clic e lei si allarga. Adesso facciamo il budget 2018 e ancora il doppio clic. Questo è il nostro titolo alla fine, è il nostro titolo della colonna. Quindi, per dargli qualcosa di risalto, possiamo selezionare tutte e tre queste celle. Per fare questa cosa, ci posizioniamo con il mouse sulla cella A1. Ora, premiamo il tasto sinistro
del mouse e senza lasciarlo trasciniamo anche sulla cella B e C. Ora, come detto, questo è il titolo della nostra tabellina. Quindi possiamo andare sulla schermata Home. Si apre questo riquadro, o se ce l'avete fisso, meglio. Per fare il grassetto possiamo premere su questa G. Il grassetto è un buon modo per dare il coso di salto. Vediamo che è passato in grassetto. Selezioniamo ancora tutto, quindi ci posizioniamo col mouse sopra, facciamo clic e trasciniamo. Andiamo un'altra volta dentro Home, possiamo ingrandire il testo. Per ingrandire il testo possiamo o premere su questa A grande con freccia all'insù, una volta, oppure andando qua sui numeri, mettiamo 12, ad esempio noi vogliamo ingrandirlo a 16, quindi premiamo 16. Vediamo come si è ingrandito. Essendosi ingrandito, la scritta rendiconto 2017 e budget 2018 escono dalla cella. Quindi facciamo ancora il doppio clic tra B e C e tra C e D. Adesso andiamo a scrivere queste nostre attività. Giusto per fare esempio, adesso andiamo sulla cella A2, facciamo clic e scriviamo attività 1. Lo scorso anno ho speso per l'attività 1 200 euro, mentre per il 2018 scusate, cancelle. Ok, attività 1, attività 2. Per il budget penso che mi entreranno 250 euro. Due cose qui. Come facciamo a sapere se questa è un'entrata o un'uscita, visto che su questo foglio manca la cosa sezione entrate e uscite? Esempio, possiamo fare per le entrate, come in questo caso, mettiamo il segno più o nessun segno. Mentre se, quindi qua la chiamiamo per semplicità, anziché entrata, attività 1, la possiamo chiamare entrata 1. Se vogliamo fare le spese o le uscite, scriviamo uscita 1, possiamo mettere semplicemente con il negativo. Per fare un numero negativo estremamente semplice, basta fare clic sulla cella dove si vuole scrivere, meno e scriviamo il nostro numero. Meno, supponiamo 150 per il 2017 e meno 120 per il 2018. Che cosa manca a questi quattro numeri? Manca il segno di euro. Per farlo, come visto prima, selezioniamo la singola cella. Andiamo su Home, dove c'è il simbolo con la banconota e le monete, premiamo sulla freccia in basso e facciamo italiano l'euro. Possiamo anche farlo per tutti insieme, anche per celle ancora non scritte. Per fare questa cosa andiamo sulla cella B2, facciamo clic e senza lasciare il clic andiamo a selezionare queste altre tre celle più qualche cella dopo che ci interessa. Una volta sono selezionate, torniamo su Home, andiamo sulla moneta e premiamo su Italiano. Adesso tutte queste celle hanno il simbolo di euro, anche queste non ancora scritte. Infatti, qui scrivo 500 e compare il segno di euro. Siccome 500 è una bella cifra, speriamo che sia un'entrata 2. Speriamo di avere la stessa anche per il prossimo anno, anzi meglio di 600 euro. Adesso abbiamo due entrate e un'uscita.
vogliamo fare, scriviamone altre giusto per popolare, quindi scriviamo uscita, scusate, uscita 2, supponiamo sia meno, mi raccomando il segno meno, 100 euro per 2007 e meno 150 euro per quest'anno. Mettiamo un'altra entrata. Entrata 3, ancora 140 e 170, giusto per avere qualche numero. Adesso vogliamo andare a fare la somma. Secondo voi Excel sa capire quali numeri sono positivi e quali negativi? Ovviamente sì. Noi possiamo semplicemente scrivere uguale, andiamo sulla cella B2, facciamo più la cella B3. Noi abbiamo fatto più, cioè andiamo a sommare le entrate alle uscite, perché le uscite sono già scritte con il segno meno. Abbiamo fatto questa somma, lui ci restituisce la differenza, cioè 50 euro. Ovviamente possiamo fare questo per tutte, quindi cancelliamo quello che abbiamo scritto, scriviamo uguale somma, aperta parentesi, selezioniamo tutte queste celle, chiusa parentesi. Il totale è più 500, no, 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 90 euro. Ovviamente possiamo trascinare, cioè ripetere questa formula anche per il budget. Per farlo possiamo o riscriverla uguale oppure cliccare di nuovo nell'angolo in basso a destra, fare clic e trascinare verso destra. Vediamo che ha popolato, facciamo il clic sopra e ci accorgiamo che effettivamente ha preso la somma delle celle da C2 a C6. Potrebbe anche essere interessante per semplicità andare a scrivere quali celle e andare a colorare in maniera diversa le entrate e le uscite, come fatto prima. Quindi selezioniamo tutta questa cella entrate, per selezionare facciamo ancora il clic e trasciniamo senza lasciare il tasto del mouse. Home, andiamo sul pennello e coloriamo in verde. Questo verde più che per l'uscita possiamo farlo in rosso, quindi selezioniamo, home, pennello, andiamo a rosso. Ovviamente possiamo farlo per tutti, ma dovrebbe essere chiaro. In questo modo sappiamo subito a colpo d'occhio quale tra queste celle è un'entrata, quindi sono soldi che entrano, e quali sono queste spese. Prego ancora i colleghi qui a Milano di dare un aiuto a chi ne avesse bisogno. Che cos'altro possiamo fare di interessante? Come abbiamo fatto prima, possiamo fare la differenza tra il budget e il rendiconto. Per rapidità, facciamolo solo sul totale, anzi, qua andiamo a scrivere che è il totale e come per il titolo, essendo il totale importante, possiamo dargli più corpo, quindi lo selezioniamo, schermata home e premiamo il grassetto. In questo modo abbiamo qui il totale, è un totale, è con maggior risalto. Qua vogliamo vedere la differenza tra il budget del 2018 e il rendiconto del 2017, quindi possiamo fare uguale budget meno rendiconto 160 euro, che è appunto questa differenza. E
e possiamo andare a salvare il file facendo clic qui in alto a sinistra sul floppy disk, ci scegliamo un nome e via. Salva. Un'altra cosa che potrebbe essere comoda sul budget è se per una spesa ha più voci, cioè come per il caso prima delle iscrizioni con i soci. Possiamo andare a scrivere, scriviamo una cella con numero iscritti e sotto quota per iscritto. Immaginiamo sempre di avere 10 iscritti, quindi scriviamo il numero 10 sulla cella B10 e come prima la quota per iscritto di 25 euro. Come si vede, il numero di iscritti no, non è un euro, no, non è una cosa, una spesa. Quindi per toglierlo possiamo andare su la schermata Home e anziché premere sulla moneta possiamo premere su questi con i tre zeri. Qui appare 10,00, per le persone con le virgole è brutto. Possiamo andare ancora su Home e premere su questa freccetta a destra. Premiamo due volte. Con una volta ci leva il primo decimale, una volta ci leva il secondo. Adesso andiamo a mettere questa nuova entrata. Immaginiamo che sia tra l'uscita 2 e l'entrata 2. Anzi, scusate, mettiamo sotto tra il totale e l'entrata 3. Premiamo sul numero 7, vediamo che si seleziona tutta questa cella. Clic destro, inserisci. Scriviamo quota soci, nuovi soci. Ora, in questa immaginiamo che questa quota è solo per il 2018, quindi andiamo a premere uguale, selezioniamo prima la cella con il numero iscritti, cioè la cella B11, facendoci clic, prendiamo poi la quota per singolo iscritto, quindi B12, selezioniamo, invio. Vediamo che Excel ha fatto questa moltiplicazione, che tuttavia non compare qui. Perché? Perché prima gli abbiamo detto solo tra le celle C2 e la cella C6. Possiamo semplicemente andare a sostituire, quindi cancelliamo il 6 e mettiamo il 7. In questo modo calcola la cella nuova. Facciamo ancora salva e abbiamo il nostro piccolo file di budget. Ora, come ultima cosa, per l'esercitazione, ora questa esercitazione è terminata. Vi lasceremo un altro facsimile di budget. Se volete provare voi a farlo a casa, sia per questioni di APVE, sia una cena, una vacanza, qualsiasi cosa, ve lo daremo al più presto, giusto per farvi vedere. Questo è ancora un altro template, ovviamente si può avere in maniera differente, però è sempre uguale, dove potete scrivere come compito per casa. Qui il nome di alcune attività, quando è stata fatta questa attività, quante persone, unità avrà questa spesa o entrata e il costo unitario. Poi sulla colonna tipo potete scrivere E per le entrate e U per le uscite. Lui in automatico va a scrivere
questa moltiplicazione sotto uscite o sotto entrate. Lasciamo il file per qualsiasi dubbio, ci potete contattare o chiedere al prossimo incontro. Il prossimo incontro è martedì 10 aprile su navigare in internet e scoprire il sito APVE. Poi avremo un incontro il 17 aprile su come realizzare una locandina. Poi, dopo il ponte del 25 aprile e 1 maggio, avremo l'ultimo incontro martedì 8 maggio su come fare acquisti online. Ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato chiaro e per qualsiasi cosa contattate me, Luca o Michele. Grazie.